Buongiorno a tutti. Quest'oggi in questa pillola proverò a ripercorrere in maniera sommaria una delle fasi centrali del processo di revisione, la cosiddetta fase preliminare e di programmazione dell'attività di audit e nel caso specifico l'attività di audit riferita all'esercizio 2022. In questo, in questo periodo molti professionisti, società di revisione, rispetto ai clienti che chiudono l'esercizio al 31-12-2022, stanno organizzando o stanno già gestendo quella che nella prassi, tra virgolette, professionale viene definita come la fase di interim, appunto la fase preliminare. Una fase, come detto, centrale nel processo di revisione e eh, direi assolutamente importante per quanto riguarda quegli aspetti riferiti soprattutto ad una analisi preliminare della rischiosità dell'incarico, della rischiosità circoscritta all'analisi del bilancio rispetto al quale il revisore deve pronunciarsi. Sicuramente il contesto di difficoltà che condiziona, influenza in maniera non positiva purtroppo molte imprese, renderà l'analisi del contesto della conoscenza del, diciamo, dell'impresa in questo, in questo periodo e eh, proiettata appunto alla chiusura del, del, del bilancio sicuramente un po' più difficoltosa, richiedendo un, un, una maggiore accuratezza e attenzione proprio per quanto riguarda alcuni controlli specifici che necessitano per, per avere una, una visione chiara, per poi identificare il miglior programma di revisione da porre in essere nella fase di final, quella quando il revisore riceverà il bilancio, tra virgolette, definitivo dalla società su cui svolgere gli ultimi, gli ultimi test di verifica, o comunque concentrare quei controlli per acquisire quegli ulteriori elementi probativi, evidenziare eventuali rilievi, ed emettere il proprio giudizio professionale. Ma qual è l'aspetto eh, cui il revisore può fare riferimento per avere una guida relativamente a questa fase di interim? Sicuramente il principio di revisione internazionale, l'ISA Italia 315, l'identificazione e la valutazione dei rischi e soprattutto degli errori significativi per il tramite della conoscenza dell'impresa è sicuramente un, un, un principio a cui deve fare riferimento e appunto richiama il contesto in cui opera l'impresa la conoscenza dell'impresa che è la fase su cui il revisore Dovrà, a mio parere, concentrarsi per cercare di trarre, di acquisire quegli elementi che poi gli serviranno per comprendere effettivamente se vi sono dei rischi, in particolare, circoscritti alla continuità aziendale o comunque, circoscritti alla presenza di errori che possono condizionare il, giudizio, il suo giudizio. Come può approcciarsi per andare sommariamente su un aspetto più di natura pratica? Sicuramente incontrare eh, i responsabili dell'attività di governance, gli amministratori, farsi una chiacchierata, capire rispetto a questo contesto l'impresa eh, che tipo di difficoltà può avere, quali sono dei condizionamenti che proprio questa situazione di difficoltà può avere rispetto a, a un discorso di funzionamento nel breve periodo. Ricollegarsi a quelli che sono le indicazioni che vengono dal codice della crisi d'impresa, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi riferimenti riguardo alla sostenibilità del debito dell'impresa, agli equilibri economici e finanziari, all'analisi dei dati patrimoniali, ma anche aspetti di natura un po' più concreta, organizzare l'inventario di esercizio essere un po' più presente in impresa già in questo periodo, cercando di rivedere le procedure, di organizzare in maniera corretta anche rispetto ad una significatività che il Revisore ritiene di dotarsi rispetto ai dati di bilancio acquisiti per gestire la procedura di circolarizzazione. Cercare di analizzare già adesso l'eventuale funzionamento dei cespiti, quindi gli impianti, se hanno funzionato in maniera continua e regolare durante l'esercizio, e quindi comprendere come applicare l'OEC 9. Tutta una serie di aspetti che devono essere comunque già, a mio parere, concentrati in questa fase preliminare per cercare di acquisire tutte quelle informazioni necessarie per avere già un'idea di quelli che sono gli aspetti da dover maggiormente considerare nella fase di final. E quindi un programma di audit. Cercare di formalizzare i controlli che vengono già disposti in questa fase. Evidenziando quelli che sono eh, i cosiddetti elementi probativi acquisiti, quindi mh, schede contabili, e, evidenze dalle schede contabili di quelli che possono essere aspetti ulteriormente da approfondire per il tramite anche di colloqui con la direzione, un'analisi degli scostamenti e eh, un, un discorso proprio su quelli che possono essere i maggiori scostamenti e quindi già delle valutazioni specifiche da questo punto di vista. E soprattutto cercare di suggerire quanto prima possibile la redazione di un budget economico e finanziario per il 2023. Possibilmente da ricevere da parte del revisore, prima della chiusura dell'esercizio, quindi prima dell'approvazione del bilancio, perché è appunto fondamentale. Quindi questa fase richiede sicuramente partecipazione, attenzione e. Ehm... E la raccomandazione, il suggerimento appunto per chi ha degli incarichi di revisione rispetto a clienti che chiudono l'esercizio al 31-12-2022, organizzare proprio in questo periodo tutte quelle attività preliminari perché sono davvero importanti, come detto centrali, rientrano nel processo di revisione, anche in un discorso di controllo qualità si farà sicuramente riferimento a quello che è stato l'approccio nella fase di interim e preliminare del revisore e quindi di conseguenza organizzare quanto necessario. In preparazione all'attività di revisione degli esercizi al 31 12 2022. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e porgo i più cordiali saluti.